Cosa vendere online? Benvenuto in questo video, io sono Big Luca, il più milionario di Dubai. Oggi ti spiego cosa vendere online. Te ne parlo dopo la sigla. Non c'è la sigla, ok? Allora, ci fanno un sacco di domande su che cosa vendere online. Le persone sono confuse. Dicono, sì, beh, Big Luca, te mi dici la strategia di marketing, tutto bello, ho preso i corsi, però non so cosa vendere. In realtà chi ha preso i corsi non lo dice, lo dice chi non li ha presi, ma lasciamo perdere. Quindi la domanda è cosa devo vendere online per fare cosa? Per fare i dindini, i soldi, la grana, no? Quindi persone mi dicono, tu dimmi cosa vendere e siamo conformi, siamo a posto, no? Così tu mi dici il cosa, io faccio i soldi e finalmente poi divento anch'io il più milionario di Dubai. Ora io sono più di 2 anni da quando sono entrato a gamba tesa e a capofitto nel mercato italiano per la gioia di grandi e di piccini, che modestamente, con gentilezza, ok, e con modi gentili che mi contraddistinguono, di spiegare, di inculcare nel vostro cervello che il cosa non conta, o meglio conta poco, e che prima di arrivare al cosa, cioè al cosa ci si arriva facendosi tutta una serie di altre domande, che la domanda cosa all'inizio è sbagliata. Ora, non bastassero i nostri numerosissimi testimonial, le testimonianze, gli endorsement eccetera, per far capire che magari ci abbiamo ragione, ovviamente l'industria, tutte le persone confuse là fuori, che sono anche sedotte da tutta una serie di offerte di cose più o meno inesistenti, non capiscono questo. Mi dico, sì, vabbè, no, ho capito, ma cosa vendo? E allora facciamo un video dove finalmente ve lo spiego. Allora, ragazzi, cosa vendere proviene da altre due domande. Una vita che spiego queste cose, mi toccherà ripeterle. La prima cosa è il chi, poi c'è il come e solo dopo c'è il cosa. Ora io proverò a spiegarvi questo concetto facendo un esempio, ok? Vediamo se questo esempio riesce, dovrebbe riuscire. Allora, innanzitutto il cosa, partiamo da un punto di vista che voi lo sapete benissimo, ok? Voi guardate che cosa vendiamo noi, per esempio. Noi vendiamo essenzialmente videocorsi, no? Percorsi formativi. Quindi avete già un cosa, potreste vendere dei corsi. Per esempio, vedete che io sto scrivendo su una lavagna. Vedete, beh, cosa c'entra? Beh, potreste vendere lavagne, no? C'è qualcuno che evidentemente me l'ha venduta, così come anche i pennarelli. C'è un computer sul tavolo, potreste vendere computer. Potreste vendere le lampade che mi illuminano mentre io sto facendo questo bellissimo video. Ho una videocamera. Ehi, sono in una casa, potreste vendere casa. In che senso non sapete cosa vendere? Cosa intendete? Una delle problematiche di chi chiede cosa è perché è convinto che ci sia un trucchetto. Perché sì, no, dai, ma dimmi, c'è il trucco, dai, cosa, è quello che fa la differenza. E belin, siete circondati dal cosa. Ancora, tazze. Potete vendere AirPods, potete vendere una bottiglia d'acqua. Eccoci qua. Vedete quante cose? Quindi adesso in teoria dovreste chiudere il video. Vi ho appena detto, noi facciamo milioni vendendo videocorsi, fateli anche voi. Videocorsi, corsi registrati, abbiamo anche corsi che insegnano come fare dei corsi. Furbi, eh? Videocamere, danno anche l'affiliazione, potrete costruirle voi oppure essere degli affiliati. Ecco qualcosa, ok, arrivederci. Evidentemente vi manca qualcosa. Le persone che chiedono cosa vendere sono fondamentalmente convinte, sono di solito opportunity seeker, che loro non capiscono che non c'è un segreto. Queste sono le persone grasse che guardano persone che sono diventate magre e dicono, vabbè, ma dai, cosa mangi, cos'è quella cosa che stai facendo, dai, dimmelo, su, è una dieta normale, sì, vabbè, ma dimmi l'ingrediente magico. Non c'è. Prima accettate questa cosa e prima potete continuare a fare business tranquillamente. Ora si creano dei problemi, ve li spiego con l'esempio che vi dovevo fare prima. Questa era una premessa. Adesso arriviamo all'esempio. Mettiamo che voi vogliate investire in borsa, ok? Voi avete accumulato un capitale, l'avete risparmiato, quello è fermo per la vostra sicurezza, avete degli extra soldi, volete investire per il lungo termine. Ma a voi vi pare che io possa semplicemente dirvi che azioni comprare e finisce lì? Beh, basterebbe analizzare il portafoglio di Warren Buffett. Warren Buffett i titoli che compra li dice, sono pubblici. E allora comprate quelli e diventate ricchi come Warren Buffett, no? Non è evidente? Non sono un segreto. Ma se non sapete come investire, in questo caso, vabbè, nel business c'è il chi, nella borsa non c'è, ma non sapete il come, la strategia dietro, il che cosa sta succedendo, non il cosa comprare o il cosa vendere, ma la strategia dietro, voi siete perduti, ok? Il cosa vende Donald Trump? Vende progetti immobiliari.
Il cosa vende uno che diventa ricco vendendo case sono le case, non c'è il trucco. Evidentemente c'è un come, c'è un ecosistema, c'è una strategia, dovete comprendere come funziona il denaro, dovete comprendere la psicologia del consumatore, dovete capire come rimuovere certi paradigmi mentali, certe abitudini, certi legacci che per esempio vi fanno credere che accumulare ricchezza sia sbagliato. Queste cose qua non sono supercazzole, sono esattamente il problema, perché altrimenti io il cosa ve l'ho già dato. Quindi non si parte mai dal cosa. Nel business, questo è anche un esempio sulla componente tecnica, molte persone pensano che noi facciamo corsi di online marketing, l'online marketing sia strimpellare come scimmie impazzite su una qualche piattaforma schiacciando dei tasti. Ovviamente non è così. Per ritornare all'esempio della borsa, voi aprite un broker e vi mettete a cliccare, ma secondo voi i soldi si fanno perché voi sapete usare bene un broker? O perché sapete dove sono i tasti? O perché capite la strategia dietro di bilanciamento del portafoglio, delle azioni che salgono, che scendono, la volatilità, eccetera? E quella è la roba da capire. Poi viene espressa in un titolo, va bene. Ma il business è la stessa roba. Perciò, innanzitutto, a chi bisogna vendere? Questo dipende dai nostri obiettivi. A chi noi possiamo vendere? Chi è là fuori con un portafoglio abbastanza grosso da comprare i nostri prodotti, i nostri servizi? Chi ha il problema che noi proviamo a risolvere? E quando abbiamo identificato il chi, come risolverlo, si trasforma nel nostro cosa. Vedo un sacco di persone che hanno un problema, non sanno l'online marketing. Il chi sono liberi professionisti, imprenditori che sono in difficoltà. Non capiscono come acquisire clienti online, come monetizzare, come aumentare le loro parcelle, come gestire il cash flow. Non lo sanno perché non glielo insegnano, non glielo insegnano in modo sbagliato, vanno a tentoni. Questo è il chi. Hanno anche abbastanza soldi i nostri clienti potenziali, che noi li chiamiamo affettuosamente studenti. Magari è uno psicologo che fa già 2-3 mila euro al mese, dice: ma cavolo, io vorrei mettere in leva quello che so, vorrei fare più soldi. Do 1000 euro alla Big Luca International per spiegare. Questo è il chi. Il come diavolo gli vendo? Dove li raggiungo? Ok, quale strategia, quali upsell, quali cross-sell, quanti soldi voglio fare da loro in termini di miei obiettivi, ho i soldi per raggiungere tante persone su cui marginare poco? Di solito la risposta è no, che è il motivo per cui business con i margini bassi non funzionano aritmeticamente, non c'è argomento di discussione. Ok? Se io devo spendere 10.000 euro per farne 20, devo prima avere quei 10.000 euro, cosa succede se non ce li ho? Quindi questo è il chi, il come gli vendo? Quali strumenti uso? Come metto insieme questi strumenti? Una delle cose che dovete capire, spiegate nei nostri corsi, è che gli strumenti molte volte li conoscete benissimo. Alcuni lo dico, ma cazzo, anch'io conosco che esiste Aweber, ma anch'io conosco che esiste ClickFunnels, sono tutti tools, diciamo, di online marketing, lo so anch'io che li conosci. Evidentemente non sai come metterli insieme e non sai a chi stai vendendo, perché altrimenti saresti a posto. Il cosa lo puoi capire, perché chi ha un problema, gli vendi la soluzione a quel problema, quindi il cosa si fa da solo, sei d'accordo? Ci sono un sacco di persone in giro che non sanno fare i funnel, capisco come venderli, come impostare un sistema di marketing, il cosa è un corso sui funnel o una consulenza sui funnel, cioè, insomma si autofa, va bene? Quindi chi, come, cosa, chiunque sia imbegolato in questa situazione del cosa, non capisco cosa vendere, pensa che la soluzione sia un suggerimento, no, sussurrato nell'orecchio in qualche campo da golf perché era il cosa che non capivi cosa vendere. Ora qualcuno potrebbe non identificare un prodotto o un servizio, potrebbe essere confuso dopo che ha identificato a chi venderlo o come venderlo, va bene, ma di solito non è così. Se voi partite con il cosa siete inoltre rovinati, perché molti partono dal cosa e succede questo problema qua: non capiscono bene quello che stanno facendo e pensano solo di dover trovare la grande idea o il grande prodotto, quindi dicono: ok, l'ho trovato, io voglio vendere prodotto X, e non sanno molte volte il perché. Quelli che partono dal cosa si chiudono mentalmente, perché il prodotto potrebbe essere sbagliato, perché il come lo vendete per esempio non vi permette di marginare, costi eccessivi, startup cost che sono troppi, non ce li avete, dovete prendere un ufficio, strutturarvi, non avete voglia, non avete anche magari la tempra, ok? Per vendere quelle robe lì che volete vendere magari dovete avere un team di 30 persone, ci vuole tempo per costruirlo. No, io voglio vendere bicchieri. Ma non ci stai dentro a vendere i bicchieri? Ah no, ma a me piacciono i bicchieri. E sono quelli che aprono delle attività senza capire chi e come.
non sanno neanche se c'è un mercato per questa roba qua. Dico, no, ma ho visto sto prodotto, secondo me, sì, ma come lo vendi? A chi lo vendi? C'è una domanda. Quanto costa venderlo? Venderlo costa meno di quello che guadagni, perché altrimenti se cambia, ah, a me piace il prodotto. Quindi vi chiudete mentalmente. Una volta che dite, io devo vendere questa, tenterete di piegare la realtà e la matematica per vendere questo prodotto qua, che magari non ha un mercato, che magari ha un mercato immenso, che magari è bersagliato da una competizione che voi non potete assolutamente battere, ok? Quindi partite dal chi, cosa, come. Non partite dal cosa, va bene? Chi, come, cosa. Non dal cosa, va bene? Cosa vi ho già detto io, cosa vendere. È una cavolata, va bene? Quindi spero che questo video vi sia utile. Io sono Big Luca, il più milionario di Dubai. Alla prossima!